Ed eccoci con l'11° episodio di Cast in the Darkness. Benvenuti. Allora, ci siamo lasciati dopo aver fatto un altro piccolo backtracking la volta scorsa. E io ormai mi sono abituato alle doppiage. Anzi, fatemi vedere una cosa però. La magia non ha... Proviamo questo. Ah, semplicemente ci segue. Vediamo come si comporta con dei mostri. Non si comporta molto bene. E cosa fa? Di grazia. Vediamo da qua. Ah, sì. Da questa parte noi abbiamo trovato doppi salti vari. Il doppio salto, la tunica. E avevamo esplorato un pochino. Scusate. Qui non c'è verso che non mi colpiscano. Ah, vediamo. Se mi dovrebbe essere un po' più... Vai, attacca. Oh. Non è che mi sembri così utile, eh? Cioè sì, quel colpetto in più può servire, però... No, ok. Se lo tiene a bada non mi dispiace. No, 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 fallo, continua. Ok. Ah, se tocca dell'oro lo raccoglie. Allora, è una porca. No, dai. Vediamo. Proviamo ad andare al Windy Shrine. Windy Ruins, scusate. Ci si arrivava da qui. Sì. E di sopra non ci arriveremo mai. No. Ok, forse abbiamo trovato il posto da esplorare? Facciamolo. Fastidio. Qui comincia a metterci abbastanza alla prova il gioco, eh?
cominciano ad essere trappoline simpatiche. Si fa per dire, ovviamente. Ecco quello che dicevo. Che infame! Con l'attacco della musica di Final Fantasy 6. Serve una statua al più presto, ragazzi. No! Proviamo a cambiare arma. Aspettare... E la magia, mi dimentico sempre di averla, cazzarola. Vedete, io non sono più abituato a combattere corpo a corpo in questo gioco. E il risultato sono queste figure pietose. Sì, già. No! Sentite, a questo punto... riproviamoci con la spada, che è tanto più potente, eh? Però forse il falco qui potrebbe aiutarci a sconfiggere un po' di... visto? Magari da quel colpetto in più ai nemici che ci permette di... non morire, sì, certo. Di non morire se non andiamo sulle punte. Odio queste cose. Anche queste. Uff. Qui ci stanno proprio friggendo. Non ci credo. Madonna mia. No. Non farà andare bene. Ma che cacchio? Ragazzi, qui non è neanche da dire il posto sbagliato, perché non ci sono mostri troppo forti. Non è come in Dark Souls per andare verso il cimitero appena all'inizio del gioco. Non so cosa sia successo qui, veramente. Qui si tratta solo di abilità.
ho sbagliato anche. Che poi è solo una prova adesso. Voglio vedere se andare di sopra con il falchetto ci può aiutare contro i mostri contro vento. Tanto qui vedete come quest'arma è decisamente più comoda. Ovviamente 2 su 2, eh? Ma perché? Sì, va bene, vedo. Bravo. Comunque vi confermo che se nello scorso episodio ci sono stati degli scatti, a questo giro non ci non ce n'è stato ancora nessuno. Anche se Fraps ha già creato 3 bei file da 4 giga durante questa registrazione. Quindi probabilmente si trattava di quel problemino che vi avevo accennato. In realtà mi è stato suggerito un altro programma di cui non ricordo il nome. Da un altro utente. Se cercate tra le mie iscrizioni c'è un canale che si chiama Shion. Il creatore di quel video utilizza quest'altro programma, appunto, che mi devo andare a ripescare come si chiama, me l'ha scritto su Facebook. Tra l'altro anche lui sta giocando un gioco nuovo, ma allo stesso tempo retro come questo, quale Odallus, molto carino, forse un po' più complesso per certe cose e graficamente è strano perché è una grafica a metà strada tra 8 bit e 16, e io ragazzi non so che davvero cosa dirvi per questa gameplay pietoso. Questo Dallus è molto bellino. Sì, però... Sì, ma porca miseria, ragazzi, giuro. Il bello è che io ho visto altri gameplay di questo gioco con la gente che nei primi 10 minuti sclera. Madonna mia! Eppure a me l'inizio di questo gioco, anche la prima volta, non è sembrato così ostico. Mi dava un po' fastidio il feedback del protagonista, in realtà, quello sì. Ora, se questo fosse un emulatore, un gioco emulato, un bel save state, non me lo toglierebbe nessuno. So che molti lo ritengono un po' come barare. Ma è l'unica alternativa al velocizzare. Allora, falchetto del cazzo. Vuoi andare a fare qualcosa? No, è inutile.
Cosa ci prende in pieno? Ma vaffanculo! Non fa una ceppa sto coso, io lo cambio. La fireball. Va lontana. Nel cooldown delle due asce potrebbe rivelarsi abbastanza utile. Perché non arriva molto lontano? Vediamo subito. Ma sei una minchia. Utile fino a un certo punto. Vaffanculo. Via. Eh sì. Dove sono? Ah, ok. No! Ok, è fattibile. Tu vattene e sparisci dalla mia lista. Anzi, tanto il tempo di caricamento è lo stesso. Proviamoci. In pieno proprio. È inutile. No! Ragazzi, mi dispiace che questo episodio stia andando così. Siamo già a 18 minuti e abbiamo fatto veramente pochissimo. Poi è ovvio, appunto, quello che ho fatto in 6 episodi l'ho recuperato in un'oretta. Ovviamente conoscendo il gioco. Stai lì. Ma porca puttana! Questo davvero però... So che il termine di paragone sta... forse è stato troppo spesso Dark Souls finora. Però davvero, quel gioco riprende tutte queste meccaniche e le declina in salsa moderna. Dai, spara. È una merda. Madonna santa, odio sta meccanica che anche se sfiori le punte di lato muori.
e odio la lentezza alla quale ti obbliga sia l'utilizzo delle asce che adesso voglio vedere. Non è a ricerca di calore, magari. Vattene! Chi se ci becca? Oddio, siamo abbastanza coriaceli, eh? L'hanno ucciso. Madonna santa. Odio. Non mi arrendo però, ragazzi. No, no. Deciso di andare di qua, adesso si va di qua. E non siamo di fronte a cose impossibili, come la di magione che abbiamo trovato vicino alla foresta. Sono solo impedito io, a quanto pare. Visto? Sono impedito io, ovviamente. È comunque tutta colpa dell'impazienza, eh? E di questa merda di mostro qui che odio. Dai che siamo a 99 vite perse. E risblocchiamo la seconda demo. Col centesimo, con la centesima morte. Tre colpi di ascia. Madonna mia! E quei cosi muoiono. Ragazzi, facciamo così. Ci proviamo un'ultima volta. Se adesso non ce la faccio, andiamo al prossimo episodio. Dai, su. Devo capire come battere sti qua.
così, tipo. Dai ragazzi. Perché non ci arriviamo? Sì, ci ero arrivato. No, è ancora. No, un boss adesso. Come cazzo lo becchiamo? Come facciamo a colpirlo? Solo. Bene. Ragazzi, vi saluto. Su queste tristi note, ci vediamo al prossimo episodio.